Salve a tutti ragazzi e bentornati a MySosha. Oggi iniziamo insieme Ghost of Tsushima. Preparatevi perché questo sarà un gioco epico. Quindi vi chiedo di supportare alla grande questa nuova serie con un bel mi piace. Se superiamo i 30.000 subito, questa sera vi metto un'altra puntata. E se state seguendo la serie e vi va, taggatemi in una storia su Instagram che vi riposto. Così. Ma c'è una novità, perché questa sera dalle 21 sarò in live sul mio canale Twitch per giocare al gioco e fare tutte quelle attività secondarie che solitamente taglierei dal walkthrough. Ovviamente no spoiler, perché la storia ce la giocheremo tutta qui. Però come sapete io sono sempre qualche puntata avanti a voi e il gioco è ricchissimo di missioni secondarie, segreti, che faremo in live insieme. Vedetelo come un extra. Ma soprattutto nei prossimi giorni riceverò una collector super esclusiva sul gioco. Ci sono pochissimi pezzi al mondo, un po' come quella di The Last of Us. Ma la cosa bella è che per aprirla dovrò trovare degli indizi nel gioco, sbloccando dei trofei. Questo sicuramente lo faremo in live e vi mostrerò il contenuto di questa collector. Sarà pazzesco. È una cosa extra, ma ve ne parlerò durante la serie. Preparatevi perché questo gioco secondo me ha molto da offrire. Io sto un po' più avanti a voi e vi dico: dategli una possibilità perché è veramente figo secondo me. Supportatela alla grande. Iniziamo Ghost of Tsushima. Vai! I mongoli stanno invadendo il nostro paese. Sono brutali. Implacabili. Inarrestabili. Noi siamo 80 samurai contro un esercito. Combattiamo per fermare l'invasione. Oggi muoio per la mia gente. Stanno arrivando a migliaia. Affronteremo la morte. Difenderemo il paese. Tradizione, coraggio, onore ci rendono ciò che siamo. Noi siamo i guerrieri di Tsushima. Noi siamo samurai! Lord Adachi, adesso mettili in ginocchio. Ma guardate quanti sono! 80 samurai contro l'esercito mongolo. E questa storia prende spunto dalla realtà, dalla prima invasione mongola. Ma non c'è speranza. Mettili in ginocchio, gli ha detto. Invasori! Mandate il vostro guerriero più abile! Nada, ci di là. Io sono Harunobu Adachi, discendente del leggendario Yoshinobu Adachi. Oh. Ma l'onore, il rispetto! Oh cavolo. Oh cacchio. Samurai! Ora vi arrendete? Chi è privo di onore non merita pietà. Senza nessuna pietà! Sbloccate! Tsushima! E ragazzi, inizia adesso la nostra avventura su Ghost of Tsushima, ma ho la pelle d'oca! Ma che spettacolo! Alla carica! Cioè, con quale brutalità! Lord Shimura! No ragazzi, ma avete visto?
il nostro campione. Immagino che fosse il nostro samurai campione. Oddio. Era andato lì per chiedere un duello. Uno contro uno contro il migliore dei mongoli. Avete visto che... No, ragazzi, è assurdo. Devi venire con me. Una carneficina. Dobbiamo resistere, Lord Sakai, a costa della nostra vita. Agli ordini, Lord Shimura. Assolutamente, ragazzi. Come detto, questo gioco prende spunto dalla prima invasione mongola. E io ovviamente vi darò i migliori momenti didattici. Ma quello che avete visto è proprio... Uomini, staniamo il capo dei mongoli! Tutti voi, seguitemi! Cioè, un atto... Altri cani bastardi, distruggiamoli! Assolutamente. Per chi non ha onore, nessuna pietà. E come vi dicevo, quello che abbiamo visto, ragazzi, inquadra benissimo questa realtà. I samurai erano una casta aristocratica di militari e seguivano un codice d'onore molto rigido, il famoso Bushido. Ve ne parlerò meglio durante la serie. E quello che abbiamo appena visto con il capo mongolo che uccide il campione dei samurai è un'immagine, secondo me, potentissima, anche storica. Perché dovete sapere che quando ci fu la prima invasione mongola, questa qui, i giapponesi non avevano mai visto le armi e le usanze dei mongoli, che combattevano appunto con il fuoco, avete visto, frecce, esplosioni, e non avevano le stesse usanze. Per quello, quando abbiamo visto il capo che l'ha ucciso così, il nostro campione, è come uno sputare sul credo, sul Bushido. È assurda sta cosa. Siamo rimasti soli. L'unica cosa da fare è trovare il capo dei mongoli ed eliminarlo. Sarò al tuo fianco fino alla fine. Lo so. Sì. Lì, il capo dei mongoli. Sono pronto, zio. Ce la faremo insieme. Sarebbe stato troppo semplice. Zio. Io sono Khotun, cugino di Kublai, nipote di Gengis. Fratello, tu sei un guerriero, è evidente. Ti sei preparato per tutta la vita e hai vinto battaglie che uomini mediocri definiscono invincibili. Ma mentre tu affilavi la spada, sai come mi preparavo io? Studiando. Conosco la tua lingua, le tue tradizioni, il tuo credo. So quali villaggi piegare e quali bruciare. Perciò te lo chiedo di nuovo, samurai. Ti arrendi? Oh, ragazzi, ma che intro epica è stata!
Cioè, ovviamente non si poteva arrendere, un samurai non si arrende mai. Però avete visto che figo questo nemico? Cioè, ha studiato, conosce tutto sui giapponesi, sulla loro cultura. Non è scontato, non è solo un bruto che prende il potere con la forza, diciamo. Cioè, l'abbiamo visto farlo. Vediamo Jin. Molto interessante questa cosa del nemico. Ok ragazzi, siamo ancora vivi. Evidentemente come qualcuno è arrivato qui. Non lo so, qualcuno ci ha salvato. Lui è Jin Sakai, il nipote. Niente armi, solo provviste. Sì, molto strano. Tra l'altro c'è un ravanello, che cos'era? Molto strana qualcuno sta cosa. Qualcuno mi ha tenuto in vita. Non posso fermarmi. No, però non so quanto tempo è passato. Perché avevamo delle ferite belle importanti. Mongoli. Sì, guardate. Stanno lottando, stanno saccheggiando. Non lo so, ragazzi. Dobbiamo capire quanto tempo è passato da quella spiaggia. Quindi noi siamo... Qualcuno mi ha salvato. Mi ha nascosto qui. Forse hanno la mia spada. Sì, dicevo. Quindi il nostro Jin è il nipote di Lord Shimura, che però purtroppo, ragazzi, è caduto sotto i colpi del Khan. Vi dicevo, prende spunto, attenzione, ecco i mongoli. Prende spunto da fatti storici. Ovviamente è una storia rivisitata, cioè non vi voglio spoilerare come finiscono le prime invasioni mongole. In realtà ci sono state due grandi invasioni mongole, che io sappia. Poi ragazzi, mi sono andato a documentare per darvi i momenti qualcuno didattici. Qualcuno ha affilato una lama. Un guerriero. Non lo sappiamo, Jin. L'armatura. La nostra armatura. Rotta. Ma meglio di niente. Torna dentro. Ora. Come vanno le ferite? Puoi correre? Credo di sì. Dov'è la mia spada? Non qui. Ci penso io. Ti prego, nasconditi. Non farmi male! Dio, dove Dio? Riso! No! Io ho del riso! Ti prego, prendilo! Guardate come suda Jin. Ah, lo sapevo. Lo sapevo. Oh, basta. Tu chi sei? Io sono Yuna. Vuoi la tua spada? Seguimi. Quanto ho dormito? Troppo. I mongoli hanno occupato metà dell'isola. Ecco. Era la prima domanda da fare. Quanto tempo è passato? Non muore. Merda, sta giù. Sì, scusa. Ragazzi, datemi il tempo di imparare i tasti, ovviamente, perché abbiamo fatto il combattimento prima e non c'era neanche il tutorial. Andiamo. Di qua. Porcoli, guardate quanti sono. Quindi hanno preso metà dell'isola. Però potevamo salvarlo. Non forse senza spada. Ma posso salvare gli altri? Sì, con i bastoncini del riso. Jin, dobbiamo prendere la spada prima.
Lord Shimura combatteva al mio fianco. Il Gito. Lascia perdere. Lascia perdere, ragazzi. Siamo samurai, non lasciamo perdere. Yuna, aspetta. Lord Shimura è mio zio. Sei Jin Sakai, il nipote del Gito. Devo sapere. Sarà sopravvissuto? Credo di sì. È prigioniero dei mongoli. Non l'abbiamo visto. Dove l'hanno portato? A est, sulla costa. Sopravvissuto. Al castello di Kaneda. Lo terranno al suo interno. Festeggeranno la vittoria. Potrei coglierli di sorpresa. Ti uccideranno. O magari salverò Lord Shimura e rispedirò i mongoli in mare. Può avvertire lo Shogo, chiedere rinforzi. Io non ti ho salvato la vita per vedertela sprecare così. Perché mi hai salvato? Non potevo abbandonarti. Mi serve il tuo aiuto. Ah. Lord Shimura può aiutare tutta l'isola. Ed è ciò che rimane della mia famiglia. Andiamo. Sembrava strano, ragazzi. Cioè, mi ha salvato perché evidentemente gli serve qualcosa. Perché non sapeva chi fossimo. Ok, quindi allora è salvo Lord Shimura. Sicuramente lei è più informata di noi che dormivamo per tutto questo tempo. Però vedete, ragazzi, come... i mongoli sono brutali ed è proprio la loro caratteristica. Avete mai sentito parlare di Atla? Non si può fare nulla. Flagello di Dio. Tra l'altro, ragazzi, so una curiosità. Che Gengis Khan... Sciacalli, ben armati. Attraversa l'isola, prendendo schiavi e uccidendo i più... da qui. Ok, scusate. Avete sentito, ragazzi, uccidono i deboli, prendono schiavi. Vabbè, sono i classici mongoli. Non so se l'avete studiati a storia. E vi dicevo, Gengis Khan, sapete che aveva talmente tante mogli e figli che c'è la possibilità che voi siete imparentati con Gengis Khan. Altre guardie. Passeremo sui tetti. Sali sui tetti, saccheggi i guerrieri. Sei una ladra. Mi procuro tutto ciò che mi serve. Come la mia katana? L'ho scambiata con cibo e medicina. Che cosa? Tranquillo. Rintracciamo chi l'ha presa e la recuperiamo. È un po' distante dal tuo codice d'onore, Jin, quello che fa Yuna. Beh, effettivamente, ragazzi, pensateci. Prendi più provviste che puoi. È casa d'altri. Non è più di nessuno. Capite, ragazzi? Lei ha la sua visione, ma il Bushido ci dice altro. L'uomo a cui ho dato la spada vive poco più avanti. Beh, spero che non gliel'abbiano sottratta, ma adesso possiamo solamente affidarci a lei. Accidenti, quei cani l'hanno trovato. Sta di guardia, io perlustro la casa. La paga deve essere qui. Oh, scusa, Jin, non volevo stopparti. Ok, ragazzi, io raccolgo tutto quello che posso. Queste provviste. Mi sa che l'hanno preso. Spiace. Io sono Jin Sakai, nipote del grande Lord Shimura. E non sono un codardo! Il tuo nemico non ha scampo. Ma devi ancora imparare a controllarti. Mi esercitavo. Con l'arma di tuo padre. La spada del clan Sakai. Ha salvato vite e posto fine a guerre. Chi è stato? Nessuno. Ti insegnerò a difenderti. Io so combattere. Per padroneggiare la spada, prima devi controllare le tue emozioni. Posso farlo, zio. Dimostralo. V-
Vediamo cosa sai fare. Prova a colpirmi. Sì, zio. Oh, finalmente un tutorial, ragazzi. Prima abbiamo combattuto contro i mongoli. Attacca, sono pronto. Un po' a caso, quindi vi chiedo scusa se non ho giocato proprio top. Datemi un paio di puntate per capirlo, eh. Quindi mio zio mi mena col bastone, sostanzialmente. Un po' spanicciato. Ben fatto. Se avessi combattuto così, il nemico non ti avrebbe ferito tanto facilmente. Un combattimento impari. Immagina che il nemico voglia finirti. E che sia pronto a usare anche il trucco più infimo. Come ti difenderesti? Ah, una scelta. Lo atterrerei. È grande, ma più lento di me. Manterrei le distanze. Aspetterei che si stancasse e lo finirei con un colpo solo. Eh sì, perché... Un samurai combatte sempre con pazienza e disciplina. Anche quando il nemico ricorre all'inganno. Ho dato la risposta da samurai. Vedi? Non c'è arma o guerriero che tu non possa affrontare. Grazie per le lezioni, zio. Non abbiamo ancora finito. Jin Sakai, mi concederesti l'onore di un duello? Non vorrei farti male. Se sei così sicuro di te, fatti sotto. Il primo che mette a segno 5 colpi, sceglie la cena. Spero ti piaccia il polpo. Ok, ragazzi, vediamo se il tutorial ha funzionato, eh. Oh, guarda, Azio! Ma ferma un po', che poi bel colpo zio sembra come zio. Allora, lo sto a menare, ragazzi. O me lo sta facendo apposta, ma io penso di no. Il combattimento è figo, devo essere sincero, ragazzi. È molto divertente. Però l'ho menato, zio. Ma t'ho menato, zio. Prima di mangiare, ho un'ultima domanda. Per generazioni, le nostre famiglie hanno seguito un codice. Quali sono le virtù che ci guidano? La lealtà al Signore, il controllo delle emozioni e... Lo sai bene. L'onore, per combattere con coraggio e proteggere l'eredità del clan Sakai. Quelle sono le parole di tuo padre. Cosa significa l'onore per te? Credo... proteggere le persone. Coloro che non possono difendersi. Hai un cuore buono. Ma prima... dobbiamo dimostrare che serviamo il nostro Signore con coraggio, integrità e controllo di sé. Lo fai sembrare facile. Non è mai facile, Jin. È una lotta quotidiana per me. Ma dobbiamo fungere da esempio per la nostra gente, rimanendo fedeli al codice. E anche a noi stessi. Questo è il significato dell'onore. Avete sentito, ragazzi? Questo vi fa capire il credo dei samurai. Vabbè, ma che figata è! Adesso abbiamo la spada! Uffa. Allora, è veramente divertente. Ho trovato la spada. Mi serve un cavallo. Nelle stalle qui vicino, di qua. Ok, Yuna. Ragazzi, adesso che abbiamo l'arma non mi ferma più nessuno. Però questo flashback ci ha inquadrato benissimo come è cresciuto Jin. Con che valori? Che erano i valori dei samurai, avete sentito, no? L'onore, il rispetto. Mongoli. Sono in tutta l'isola. Le stalle? Dietro quella fattoria in fiamme. Seguimi. E appena avremo un momento, ragazzi, sicuramente vi spiegherò bene la via del Bushido. Ho tantissime cose di cui parlarvi. Possiamo avvicinarci, tagliargli la gola e ucciderli senza far rumore. Senza onore. Esatto. Non infrangerò il codice. È un pelo distante da quello che è il mio codice. Vedete? Avanti, invasore! Va proprio così, ragazzi, dritto. Avviso aperto. Però questa stessa scelta, beh, tanto facciamo il tutorial, è costata caro al campione, il signor Adachi. Adachi mi pare si chiamasse. Sì, che è andato lì così, avviso aperto. E come l'ha ripagato il Khan?
cioè facendogli fare una morte orribile in tutti i sensi, perché comunque ragazzi morire bruciati penso che è proprio bruttissimo. Non possiamo salvare tutti. Non scappo più, voglio essere d'aiuto. Accidenti. Altre guardie. Non ci sfuggirà nessuno. Venite, venite. Datemi un paio di puntate, ragazzi, per padroneggiare al massimo il combattimento. Ah, bene. Però non c'è un tasto per lockare. Quello a fondo. Cioè, per mettere il bersaglio. Grazie, signore. Dicevano che i samurai erano tutti morti. Sai dove nasconderti? Dicono che il tempio dorato sia sicuro. Va lì. Evita la strada. E difendi tuo figlio con la vita. Hai rischiato la vita per loro. Non potevano difendersi. Inoltre, non voglio che la nostra gente muoia. Anche altri hanno bisogno di te. Mio fratello è prigioniero dei mongoli. Ecco perché mi hai salvato. Ecco. Taka è tutta la mia famiglia. E Lord Shimura la mia. Ti prego, rivoglio solo mio fratello. Ti aiuterò dopo aver salvato mio zio. Promesso. Vengo con te. Che poi, ragazzi, neanche sarebbe una scelta, perché le stalle sono più avanti. Jin, essendo un samurai, deve servire il suo signore. Quindi non è che c'ha scelte. Ah sì, aiuto prima te, poi facciamo Shimura. No. Cioè, almeno non in questo caso. Altrimenti verrebbe meno al codice. È molto tecnico. Andiamo come combattimento, eh? Dobbiamo stare attenti. Forse vi ho saltato il tutorial, però vabbè. Sono cavalli samurai, i pochi non schierati in battaglia. Un bene per loro e per noi. Che cavallo vuoi? Ma guarda, non faccio lo schizzinoso. Questo cavallo ti accompagnerà durante tutto il viaggio. No, bianco no. No, ragazzi, c'è nero. Eh sì, cavallo nero. Tranquillo. Fa per te. Gli serve un nome. Kage. Kage ombra. Ci può stare. Sì, ombra, nero. Secondo me è il nome più figo, ragazzi. È per un samurai, per uno spettro. Kage, nato dall'oscurità. Fighissimo. Ok, perfetto. E beh, ragazzi, siamo lo spettro di Tsushima. Ghost of Tsushima. Anche perché la tematica della paura, del terrore, sarà fondamentale in questo gioco, ragazzi. Dovremo mettere paura ai mongoli per scacciarli. Secondo me questo gioco sarà molto più interessante di quanto... Ma non lo so, ragazzi. Per il momento è figo, poi voi fatemi sapere che ne pensate, eh. Tuo zio è prigioniero lì dentro. Mura troppo alte da scalare. Creiamo un diversivo e infiltriamoci. No, passeremo dall'entrata. Ma che stai a dire? Il Cotton Khan ha bruciato i nostri migliori spadaccini, umiliato mio zio, massacrato i guerrieri di Tsushima. Gliela farò pagare cara. Commettendo gli stessi errori che uccisero i tuoi compagni. Ciò che crederanno i mongoli. Ma stavolta colpirò per primo. No, ragazzi. Li finisco, aspetta qui. Li finisco, aspetta qui. Vediamo come funziona. Vediamo come funzionano gli scontri, anzi i confronti. Allora, vediamo un attimo. Oh! Ma che spettacolo! Non so perché, ma mi ha ricordato tantissimo i duelli, quelli lì di Red Dead Redemption, dove c'era l'uno contro uno. Però ragazzi, seguire questo tipo di codice sicuramente vi dovete mettere nei panni di Jin. Comunque questo, ragazzi, è un credo, è una via, uno stile di vita che noi probabilmente... Cos'è questo rumore? Non lo so. Usato anche sulla spiaggia. Vedete che non lo sa, perché questi usano delle armi che lui non conosce, i giapponesi non conoscevano. Per quello vi dico, ragazzi, cerchiamo di contestualizzarlo nel periodo storico in cui sono,
e metterci un po' nei panni di Jin, no? Magari a noi adesso, io pure ti dico, ma non puoi fare gli stessi errori. Siamo bloccati. Devo farlo. Stai indietro. Da solo. Libera la strada. Quando troverò Lord Shimura dovremo fuggire subito. Preparo i cavalli. Bene. Se non mi vedi tornare, va nella foresta. Jin, secondo me stai sbagliando. Oh. Combattiamo, ragazzi. È molto divertente, ripeto, il gameplay. Mi viene voglia di ucciderli tutti. Venite! Però ragazzi, stiamo andando troppo dritti. Cioè, siamo gli unici samurai rimasti contro un esercito intero che ormai ha preso tutta l'isola. Ma non ce la faremo mai. Attraversa il ponte per salvare tuo zio. Affrontatemi. No ragazzi, non possiamo ripetere gli stessi errori. Sugar Doxo Bakemu Tenege. Però no, non hanno paura. Io ho letto, ragazzi, che, come ho visto dai trailer, tra l'altro, che dicevo, la paura sarà un elemento fondamentale. Però credo che dobbiamo accrescere il nostro livello. Maledetti. Appena padroneggerò il gameplay, ragazzi, faremo delle combo assurde. Sono sicuro. Kotunkan! Io sono Jin Sakai, nipote di Lord Shimura. Sono qui per vendicare il suo onore. È vivo! È vivo! Tuo zio mi ha parlato molto di te, Jin Sakai. Gli mostrerò suo nipote distrutto e umiliato, implorante di unirsi all'impero mongolo. Questo è il tuo momento, Lord Sakai. Ah, ma proprio così! Ragazzi, questo personaggio è molto interessante. Kotunkan dovrebbe essere un personaggio di fantasia, anche se legato alla dinastia di Gengis. Però ragazzi, è fighissimo, cioè avete visto come ci provoca? E questo è venuto qui studiando. Vabbè. No ragazzi, non abbiamo speranza. Era impossibile. Basta. Arrenditi. Spiega a tuo zio che può portare facilmente la pace del paese. Salvati. Ragazzi, ma non me l'aspettavo. Kotunkan mi piace tantissimo. Ho fallito. Di nuovo. Ma è una figata. Padre. Jin. Aiutami. Thank you.
forse per questo diceva sono Jin Sakai e non sono un codardo, perché non ha fatto niente mentre il padre moriva. Az. Giovane signore, è ora. Eccomi, Yuriko. Tutta l'isola è qui per piangere vostro padre. Puoi mandarli via. Dovete riceverli, Jin. Ora siete il signore del clan Sakai. Sì. Non siete solo Jin. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre negli uccelli sugli alberi. E mio zio? Ve lo dirà lui. Alla pira di vostro padre. Grazie, Yuriko. E mio zio? State sopra. Ragazzi, siamo al funerale. Allora, è molto evocativo, spettacolare proprio. Sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Grazie. Oh, ma questo, ragazzi, non è il... Eh sì, questo è quell'Adachi. Il tizio che è morto all'inizio del gioco. Quello lì che voleva lo scontro. No, che brutto. Vedete, tutti sono qui per rendere omaggio. Tuo padre è sempre stato il baluardo del popolo. Un vero samurai. Sì, credo che questi vestiti di bianco siano i lord di Tsushima. Mamma mia, ragazzi, che brutti momenti. Però molto bello, molto evocativo, eh. Entri proprio nel Giappone. Figo. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin, tu sei un samurai. È morto per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterai avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Lui è sempre con te. Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Ma oggi devi dire addio a tuo padre. Ma Jin è immortale, cade dalle altezze, prende frecce. E di nuovo il credo ha fallito. Io ve lo sottolineo queste cose, ma credo che sia abbastanza chiaro. Di nuovo abbiamo provato l'approccio che anche il nostro zio ci ha insegnato e abbiamo fallito per la seconda volta. Come posso salvarlo? Segui il vento. Beh, quella signora ci aveva detto che lo spirito di nostro padre era nel vento. Che sia lui, ragazzi. Che sia lui che ci sta guidando. Solo che non capisco dove soffia il vento. Forza! Dai! Ma... Yuna. Jin! Cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo. Ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero.
Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te? Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa, così salveremo Lord Shimura e il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli, gli sgherri del Khan. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Oh, che cavolo, ragazzi, avete capito? Dobbiamo trovare un modo per sorprendere il Khan, perché giustamente lui è venuto pronto, sa tutto, ha studiato la nostra lingua, usi, costumi, sa come agiremo e sa come risponderemo a questa, insomma, a questa invasione. Anche se ormai, vedete, sono ovunque, loro erano tantissimi e noi, non so se è rimasto qualche sopravvissuto. Noi siamo sopravvissuti a quella spiaggia, ma ti staranno dando la caccia. I mongoli saranno sulle tue tracce. Dividiamoci. Li distrarrò mentre fuggi via. Non me ne vado finché non avremo salvato mio fratello. Devo prima trovare altri alleati. Abili guerrieri. Come Sensei Ishikawa e Lady Masako Adachi. Il loro aiuto. Anche mio fratello può aiutarti. Una volta in salvo avrai al servizio il miglior fabbro dell'isola. Creerà qualsiasi strumento utile a salvare tuo zio. Per scalare le mura del castello? Tu lo sogni, Taka lo realizza. Oh, sta a fa di tutto, per convincerci. L'hanno preso vicino a Kenji. Va lì e chiedi in giro. Ti raggiungo presto. Taka non durerà a lungo in mano ai mongoli. Yuna, salveremo tuo fratello. E tuo zio. Ma prima mio fratello. Vabbè, ragazzi, avete capito? Dobbiamo trovare alleati, perché così non siamo pronti ad affrontare questa minaccia, questa furia dei mongoli che ormai hanno preso l'isola. E da quest'isola, ragazzi, poi passeranno all'intero Giappone. Quindi è importante riuscire a fermarli e fermarli adesso. A livello di scorci e ambientazione è veramente interessante questo gioco. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Io vi do appuntamento a questa sera. Ah, Sucker Punch presenta Ghost of Tsushima. Ragazzi, sono fomentato. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Mike Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.